Buon 1° maggio a tutti. Scusatemi se lo faccio vocale, però lo faccio perché sento di farlo vocale, perché si sente più la sensibilità, è come se si dialogasse. Lo so che per qualcuno non è gradito, ma io preferisco questo metodo. 1° maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Tutti quanti noi ricordiamo che in questo giorno tutte le piazze d'Italia erano piene per rivendicare i diritti dei lavoratori, la dignità del lavoro, e quindi la ricordiamo così questa giornata. E vedere una giornata come questa solamente di delusione, purtroppo, e di sofferenza per la grande pandemia che c'è stata, veramente è un qualcosa che ti colpisce. Però questo non ci deve far demordere, anzi deve essere di stimolo, perché sappiamo tutti che i diritti dei lavoratori in un preciso momento come questo li stanno calpestando tutti, mi riferisco alla classe datoriale, e quindi deve essere uno sprono, quindi a mettere in campo sempre più azioni incisive per cercare sempre, e dico sempre, di mantenere in alto quelli che sono i diritti dei lavoratori, iniziando dalla dignità dei lavoratori e del lavoro. Quindi io spero che realmente si possa avere la percezione e la sensibilità attraverso questo messaggio di cosa io intendo dire. Perciò ci aspettano momenti abbastanza difficili, questo sia nell'ambito del mondo del lavoro e sia nell'ambito che più ci riguarda da vicino, ambito dei trasporti. Ambito dei trasporti, ma in particolar modo ambito ferrovie, perché sicuramente è a breve che abbiamo appreso che ci saranno degli stravolgimenti, ma sempre, e dico sempre poi, a penalizzare di più i lavoratori. Ma noi siamo pronti e saremo pronti nel modo più assoluto per affrontare questi attacchi e per rispedirli al mittente. Il 1° maggio ci deve far riflettere, perché realmente dobbiamo cercare di medesimarci nei panni degli altri, di quelle persone che fino a poco tempo fa avevano un posto di lavoro e adesso non ce l'hanno più. I nostri intenti per batterci sono anche questi, non solo per la tutela del nostro posto di lavoro, per la salute, per la dignità e per tante altre ragioni, ma dobbiamo anche pensare che naturalmente dobbiamo batterci per creare lavoro, e in qualità di forza sociale dobbiamo incidere nel modo più assoluto in questo periodo dove stanno per arrivare fondi europei e per essere investiti per rilanciare il nostro paese. Questo deve essere un punto di partenza, perché le forze sociali hanno un ruolo determinante in questo momento, di dare indicazioni, di dare suggerimenti, ma soprattutto per confrontarsi continuamente per cercare di creare posti di lavoro e non forme di assistenza. Le forme di assistenza li rispediamo al mittente. Vogliamo creare posti di lavoro, vogliamo che naturalmente ogni singolo cittadino deve avere una sua dignità, e per dignità si intende un lavoro. Quindi questa è la cosa che vorrei cercare di trasmettere a chi ascolta questo messaggio. Perciò speriamo che naturalmente il tutto possa avvenire in un confronto continuo, e che la classe politica possa recepire quello che è il reale bisogno del nostro paese, e non cercare di tutelare i propri interessi o coltivare il proprio orticello. Non è il momento, lo ripeto, non è il momento, perché ci sono i bisogni degli italiani. Quindi questo in ambito di tutti i settori lavorativi. Lo vedete, stiamo portando avanti una battaglia di dignità. Ancora i lavoratori dei trasporti non sono stati inclusi nella campagna vaccinale. È una vera vergogna, e si parla tanto di trasporti. Questa è una vera vergogna. Quindi
Quindi andremo avanti con la nostra convinzione, con la nostra consapevolezza, ma soprattutto col nostro alto senso di responsabilità. Ecco perché invito il mio settore in questo momento, mi riferisco al SAT, di essere un settore coeso perché gli scenari che ci aspettano e che abbiamo di fronte veramente devono vedere un settore unito e di lotta. Quindi non c'è nessuno che può prevaricare gli altri. Tutti dobbiamo essere uniti per portare avanti questi sacrosanti diritti. Io concludo dicendo: viva la classe operaia, viva i lavoratori, ma soprattutto con il ruolo che si sono conquistati. Non vogliamo assolutamente arretrare. Cosa che si sta facendo e si sta mettendo in atto in questi ultimi tempi. I lavoratori, in particolar modo nell'ambito dei trasporti, hanno dimostrato alto senso di responsabilità in un momento così difficile ed ecco perché intendiamo e pretendiamo il giusto rispetto come tante altre categorie di lavoratori. Viva il 1º maggio e auguro a tutti, a voi e alle vostre famiglie di trascorrere un 1º maggio. Ripeto, non volevamo in questo modo festeggiare la festa del lavoro, ma quando si festeggia la festa del lavoro e sentire che in una percentuale così alta hanno perso il lavoro, veramente c'è poco da festeggiare. C'è tanto da pensare, c'è tanto da riflettere. Ma soprattutto c'è da reagire, questa è la cosa più importante. E se saremo uniti, molto probabilmente porteremo a casa qualche risultato. Una buona giornata a tutti e un abbraccio a tutti.